Mentre abbiamo chiesto regalo di compleanno. Vediamo cosa, come è fatto. Ebbene, adesso mi cade tutto. Fatto così. Istruzioni. Poi c'è il cavo per caricare. Il pennellino per pulire e poi sono questi, ce ne sono 5 di ricambi, uno diverso dall'altro, mi sembra, o sono uguali? No, sono uguali. E poi questo è fatto così. Adesso non so se è carico, però lo accendo. Sì, è carico. La batteria chiude così. Ah, ok. Puoi farlo. Se schiacci due volte diventa più veloce. Se schiacci una volta, quello normale. Ci sono, qua ti fa vedere i numeri della batteria da 100 a 50 e ti dice la batteria se ovviamente è carica o no. Ovviamente lo dovrei provare, però lo proviamo in un altro video. E qua è dove si carica. Boh, le recensioni dicono che è buono. È carino perché è bello pesante, però è carino ed è bianco. Non è male il pack. Io sinceramente non so perché ho, boh, mi sembra di avere la faccia gonfia e sono tutta rossa, non riesco a capire il perché. Comunque non sono in ottime condizioni. Perché proprio ho una faccia, vabbè, non ho voglia di truccarmi come si deve. Semmai quasi quasi metto il fondotinta perché ho una pelle che fa cagare. Vabbè, comunque questo è il mio autoregalo di compleanno. In teoria ne ho fatto un altro di autoregalo di compleanno che mi arriverà in questa settimana, per cui poi ve lo farò vedere nella prossima settimana, vi farò vedere. Intanto questo è il primo autoregalo. Allora, volevo una cosa che era un regalo bello come volevo io, solo che non potevo permettermelo e allora alla fine mi sono fatta questo che costava di meno, 21 euro in promozione. Di solito questo costa 30 e dato che ero in promozione l'ho pagato 21. E allora ho detto, dato che costa meno me lo posso permettere, ok, ma le altre cose che costavano di più, che volevo, non potevo permettermele di spendere oltre 100 euro. E allora alla fine non l'ho preso. Comunque, che faccia, mamma mia, ci vediamo dopo, continuo
il vlog. Auguri figli nostri. Ah, scotta, porca puttana. Ah, scotta. Tagliamo anche la tuta. Qua due pizzettini così. E metà. Tu vedi là, c'è nel bosco. Uffa, scappano. Comunque qua fai tutta la passeggiata, credo, nei boschi. Io sentivo tipo un pavone, sentivo prima. Beh, comunque questa è la passeggiata che puoi fare in estate. Fai tutta sta passeggiata lunga, almeno di un'oretta.
almeno sai cosa puoi fare, passeggiare qui vicino a casa, che ci vogliono neanche 5 minuti, neanche, perché praticamente vai dritto, gira a sinistra e noi siamo arrivati. Con tutto questo ho preso il succo alla mela, buono però, eh. Sono lontani, c'è anche i signori col cane. Hai visto? Col cane. Dov'è la pecora che si grattava? Ah, eccola. Vedi? Si sta grattaculo. Guarda, è dalle testate sul palo. Tra poco lo fa cadere. Guarda che bello. Saluta pure. Che sfiga. Cioè, in poche parole, ho dovuto mettere così perché si è rotto il numero. E questo è il risultato. Comunque questa è la torta che ho fatto io. Che bello festeggiare la cavolo così. Tanto per soffiare le candeline. Però mi è passata la voglia di festeggiare alla cazzo. No, non si scioglie. Ma allora sei, eh. Uno l'ho spinto. Questi due sono miei. Tu prendi quello che vuoi. Un lampone. Allora, dato che si è rotto il numero 2, potato sfiga, questo è il risultato. Tanto per consumare la candela, perché mi ha comprato le candele, ma è come se io non le ho usate. Spaccata. Tu me l'hai spaccata. Stava andando a fuoco. No! Agora figli maschi. Un compleanno molto particolare, mai fatto così in vita mia. Però, dato che è la prima volta in casa nuova, credo che sarà anche l'ultimo. A festeggiare il compleanno. È l'ultimo, l'ultimo. Vabbè, questo è mio. Buona panna.
avrà dentro il liquore, perché già sento anche dal tatto.